Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questa nuova parte di gameplay di Dark Cloud per la PlayStation 4. Andiamo immediatamente dentro il nostro mare lunare, che è il nome del dungeon di questo luogo. Ricordo, abbiamo esplorato solamente i piani e non mi sono ancora dedicato alla costruzione del villaggio. Dunque, siamo al catene numero 11 e non c'è sfere da prendere. Cosa succederà qui dentro? Speriamo qualcosa per movimentare un po' la storia. Abbiamo conosciuto nella parte precedente il personaggio che vedete ora posso usare solo lui. E abbiamo conosciuto questo personaggio molto simpatico, con le, vedete, c'ha tipo un elicotterino, questo mitragliatore, e anche abbastanza ora, però lui è messo male perché c'ha poche barre della sete. Però è un personaggio che fa abbastanza male, sinceramente. Vedo che c'ha con la smitragliata fa male. Da tenere in considerazione. Pensavo fosse uno scudo perdente, invece non lo è. Dicevo, questo personaggio, Osmond, lo abbiamo incontrato. Non mi ricordo il numero di cratere. Lui sta cercando di costruire nel suo laboratorio un robot che praticamente dovrebbe distruggere. Combattere alla pari con il genio, che poi alla fine penso sia il boss finale del gioco, insomma più di lì. E lui mi ha detto che bisogna procurargli una sfera del sole per poter costruire questa fantastico robot arma, insomma, ok, altrimenti no, lui non può costruirla. Quindi immagino che bisogna partecipare anche al torneo, o almeno sì, ho capito. Comunque andiamo alla ricerca della... ecco, possiamo anche già potenziare la sua arma. Vediamo da accessori se ci si può mettere qualcosa. Pietra e roccia, va bene, sulla luna c'è la roccia. Anche streghe, dai. E qui, mostri animali, va bene anche questo. Potenziamo l'arma. È un'arma che già di suo ha un bel... cioè l'ho trovata in uno screen in realtà. Comunque già di suo di serie ha una bella potenza. Perfetto, abbiamo trovato la manovella da mettere nel ponte. È una bella polvere potenziante. Andiamo subito a potenziarla un'altra volta. Nulla di che, però insomma tutto fa, no? Manca abbastanza alla gente a ammazzare il pesce. Sto aspettando che qualcuno mi droppi Maremma Maiala, che qualcuno mi droppi la polvere da fare per andare via. Ecco, siamo entrati in un giro di labbrate, ragazzi, mi ci vuole la bussola per uscirne fuori. Vai uomo roccia, sta la coccinella col cannone incluso. Vai, una bella resistenza più uno, si va subito a montarla come accessorio, eh. Speriamo di trovare questa polvere da sparo. Vai, cristallo magico. Più veloci della luce andiamo. Torniamo indietro. La sete si è impossessata di noi, ragazzi. Bisogna avere con tre caselle
nell'indicatore e si fa anche alla svelta a finire tutto, però. Ovviamente le statistiche dei personaggi che incontriamo durante l'avventura cambiano, perché cioè, ovviamente quelli che troviamo all'inizio hanno delle statistiche basse, e dopo ovviamente quelli che si trovano dopo devono essere adeguati, se no sono troppo deboli. Ma questo è normale in tutti i giochi. Lui ha già 46 di difesa, mentre gli altri personaggi avevano delle difese ridicole all'inizio. Però va anche detto che i nemici erano più deboli. Andiamo a bere, ma no, qui abbiamo anche un po'. Che sarà successo? Modificato lo stato dell'arma in uso. Il meglio o il peggio? Boh. Per uscire. Ma non c'è niente, non può tornare indietro. Polvere? Niente polvere. Allora ce l'hai te, Niente, nemmeno lui. Pure ce l'hanno davvero l'ultimo nemico della mappa. Oppure ce l'ho già e sono rincoglionito, aspetta. Sarò mica rincoglionito, ragazzi. Vediamo un po'. Ah, sembrava strano. Sono un po' rincoglionito secondo stesso, però. Vediamo se ce l'ha questo uno di questi giganti, Nel frattempo abbiamo completato ovviamente all'inizio l'asset. Si fa la svelta perché c'è poco, diciamo, punteggio da far crescere. Dobbiamo anche attivarci, diventa difficile. Punto fondamentale, come già detto, tenere sotto controllo. Ecco la polla. Tenere sotto controllo tutte le statistiche e la super, che si rischia davvero di rimanere con un'arma spezzata per una piccola disattenzione. Se l'arma una volta rotta non si può più ricostruire. Vai Ciccio, vai, faccio anche te. Perfetto ragazzi, si può andare al piano successivo. Guarda Bellino, vai. Molto simpatico, ti garba come personaggio. Andiamo al piano successivo. Qua non credo ci siano restrizioni, infatti non ci sono. Generalmente non ce n'è mai due di seguito, almeno io finora non l'ho mai trovate. Qui ci vuole Goro. Vedete ragazzi, per una svista mia ho rischiato di... Ah, c'ho anche l'asset completo. Per una svista mia ho rischiato di spaccare l'arma per niente. Non perché...
attacca. Perfetto. 103 di potenza siamo. È una bestia di arma. Abbiamo già trovato la polvere da sparo. Cosa c'è dentro? Parti FTL. Ecco. Cazzo però, oh. Allora a questo punto diventa il principio, Ha fatto male. Sono solo dissetato, ma mi ha ridato anche l'energia. Sembrava che negli altri dungeon non dava solo cioè dava solo la sete, levava solo la sete. Questi rompono le palle, sinceramente rompono le palle. Anche se sono deboli. Sono curioso di andare a vedere se io rivado dentro l'acqua. Sì, sì, dà anche l'energia. Con la manovella, che però mi sembra noi non ci sa. No. E ora metto direttamente lui. Vedrai. Non è perché c'è poco, sì, poca... poco indicatore della serie, ma comunque dopo sicuramente troveremo tante borracce, o almeno negli altri punti del gioco è stato così. Qua c'è del lavoro per Goro. E mi rimangono solo 4 polveri riparatrici. Speriamo di trovare qualcosa dentro gli scrigni. Generalmente quando cominciano a scarseggiare i polveri riparatrici si cominciano a trovare dentro gli scrigni. Aspetta, abbiamo la maniglia, però vedo che c'è due... Ma sì, io l'apro. Ovviamente è impossibile che io azzecchi due volte di fila la chiave. No! Incredibile, ragazzi, cioè, la prima volta mi succede in 20 ore. Fionda di acciaio, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Un'arma per Xiao. Fionda d'acciaio, c'ha 14, fa schifo il gatto morto. Non la vuole nessuno. Andiamo a mettere la manovella. Cioè dai, cioè a questo livello qui mi fa trovare le armi con 14 di attacco, cioè dai. No,
bella smitragliata. E vai. Parti HCL. Un'altra urna, eppure si va davvero a votare. C'ho qualcuno in fin di vita? No, questo ce l'ha tutta, allora è Oswald. Tutto fuoco. Ecco, guardate dov'è. Allora, io voglio sapere se c'ho la polvere da sparo per andare via. Ce l'ho, spettacolo. Su non ci vo. Tanto si va a aprire l'ultima sfera laggiù in fondo. Poi si va via al piano successivo. Quattro polvere riparatrici, vedrò di farmele bastare. Tipo sparato diretto a aprire lo scrigno. Ah, una bella acqua saporita. Apriamo l'ultima sfera, ragazzi, e via. Party Till. Sono imbattuto in un ergumeno che m'ha spezzato l'osso di collo. Però qui c'è la fonte magica. Va, finalmente possiamo andare via. Facciamo anche il piano successivo. Una forza misteriosa che continua a far venire sette. No, ancora sette, no, ragazzi. Cioè, dai, che palle. E basta con la sette. Usiamo un po' Ruby. Ce n'hai ancora? Ma che è un personaggio nuovo questo qui? Allora, ci vuole il mio. Mamma mia, paura! Mi sta facendo un culo come un paiolo. Cosciotto di pollo. Guarda come si fa, eh. Via. Non ci voglio più. Va colpito dalla distanza, c'è niente da fare. Ci vuole Oswald. Che ho fatto? Ho rimesso lui. Fa male quello, altro che. Mi restano tre polvere riparatrici. A riborda tutte le volte ci casco. La muleo. Eh no,
stavolta non ci vengo lì. Una bella smitragliata. Ragazzi, la sete, Maremma, puttana, a me mi sta sui cazzo sta cosa qui. Della sete va più veloce. Via, faccio qualche cosa di utile almeno. Ah, potere di guarigione. Qui bisogna andare veloci per uscire il prima possibile da questo livello marcio. Vai, anche la mappa e andiamo subito al dunque, qui si tira dritto. Anche se lì c'è una bella fonte di ripristino di tutto. Dov'è? Dov'è la sfera? E ora si ritorna a Osmond e si va a bere. Poi sono cazzi vostri. Ho parlato troppo presto. Se non c'ho la polvere da sparo e non si va da punte parti. Vabbè, intanto andiamo là. Bellissimo, c'è una soddisfazione. Torniamo a Osmond. Diamogli un po' da bere, via. Sprechiamo una borraccia d'acqua. Eccola lì, la chiave dell'uscita del livello. Siamo a posto, ragazzi. Perfetto, a questo punto si fa una cosa. Ah, intanto è completato l'asset e ci si potenzia. Prendiamo le ultime sfere. Sorpresa. Sì, ho preso tutto. Qua che c'era? La chiave, ecco. Polvere da sparo. Poi qui abbiamo due spigni.
perfetto. Andiamo velocissimamente. La piuma è finita. Ce ne metto un'altra. Una volta due tanto. Marim si è piazzato lì davanti. Niente acqua, tanto si va via. E vai ragazzi. A questo punto siamo costretti a tornare in città perché si è finito tutto, cioè tutto nomma. Non c'ho più l'equipaggiamento per andare avanti bene e quindi si ritorna indietro al negozio. Ma perché non si può usare la polvere di Dran, la piuma di Dran nel villaggio? E non si va, come mai non si va? Andiamo allo shopping center lunare. Che c'è qua? Ah, la borraccia, lo sapevo che c'era qualcosa. Si dà ovviamente subito a Osmond. Si comincia a potenziare anche lui. Guarda che c'è, un'altra borraccia. Non avevo dubbi perché lui si deve adeguare al resto del gruppo, eh. Vai alla grande. Prendiamogli un po' di shampoosaglie lunari. Vai. Poi si compra, allora. C'ho poco da bere. Cosciotti 1, 2 e 3. E polvere 1, 2. Lasciamoci 10 posti nello zaino. Un po' di roba ci sa, dai. Veniamo qua. Però anzi, c'ho da fare un'altra cosa. C'ho anche da vendere un po' di cessi di armi. Si vende fionda d'acciaio perché fa schifo. Perfetto. Salviamo e terminiamo la parte. Siamo arrivati ragazzi a 21 ore e 57 minuti. Termino qua questa parte di gameplay di Dark Cloud e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.